Buongiorno, stiamo presentando un nuovo progetto realizzato dalla Biblioteca Federiciana Mediateca Montanari che riguarda la possibilità di accesso a risorse digitali di documenti propri del patrimonio storico della Federiciana. In particolare presenteremo la digitalizzazione, per cui la possibilità di accedere con una risorsa online di tutti gli articoli pubblicati in Nuovi Studi Fanesi, nei 26 numeri editi fino ad oggi di Nuovi Studi Fanesi, con la possibilità di accedere attraverso un archivio digitale e individuare singolarmente i vari articoli e anche l'ulteriore possibilità poi di scaricarli in un formato PDF. Il progetto di digitalizzazione della rivista Nuovi Studi Fanesi è un progetto importante che ci consentirà di valorizzare ulteriormente il patrimonio enorme della Biblioteca Federiciana. Si tratta infatti di rendere pienamente fruibile una rivista che annualmente dal 1986, attraverso saggi, articoli e approfondimenti, ricostruisce la storia culturale del nostro territorio e da oggi, con la messa a disposizione della versione online, potremo finalmente offrire questa opportunità non solo alla nostra comunità ma a tutta la rete, e questo consentirà indubbiamente non solo di valorizzare questa opera ma anche di poter far conoscere il sistema bibliotecario fanese in tutto il nostro paese e metterlo a disposizione di tutti coloro che sono interessati alla ricerca e all'archivistica. Per la realizzazione della risorsa digitale di Nuovi Studi Fanesi abbiamo lavorato coinvolgendo tutto lo staff della Biblioteca Federiciana. Ogni bibliotecario aveva gli articoli assegnati da scansionare, abbiamo utilizzato uno scanner in dotazione presso la Biblioteca Federiciana e abbiamo svolto il lavoro nel corso dello scorso anno. Io mi sono occupata del coordinamento, e mentre una collega della Mediateca Montanari si è occupata di realizzare la struttura online che poi ospita la risorsa. Mi chiamo Francesca Paolucci, sono una bibliotecaria della Mediateca Montanari di Fano e per quanto riguarda il progetto relativo alla digitalizzazione di Nuovi Studi Fanesi e della risorsa emeroteca, il mio ruolo è stato quello di trovare un metodo il più possibile efficace per poter, una volta digitalizzato questa parte di patrimonio, riuscire a renderlo fruibile sul sito, in particolare sul sito della Mediateca Montanari e quindi online su internet, disponibile a tutti. A seconda delle possibilità che ci dava il programma con cui è stato costituito il nostro sito, si è potuto, per quanto riguarda Nuovi Studi Fanesi, avere anche una digitalizzazione delle copertine dei vari numeri e una digitalizzazione degli articoli che poi sono stati caricati nel formato PDF, che è comunque uno dei più diffusi e il più semplice da usare anche per l'utente che non è propriamente espertissimo. L'utente può appunto vedere la copertina, la digitalizzazione del singolo articolo, tramite un sommario scegliere quello che gli interessa e scaricare l'articolo stesso, in modo che poi, avendolo sul proprio computer, continuare la ricerca nel modo che gli sembra più opportuno. L'altro progetto su cui abbiamo lavorato contemporaneamente per tutto il 2014 riguarda invece un censimento topografico di una parte dell'emeroteca. Abbiamo preso in analisi in particolare l'emeroteca, per cui la parte dei periodici nazionali storici, anche se alcune testate sono ancora correnti, e abbiamo costituito anche qui una risorsa online in cui tutti gli utenti, attraverso il nostro catalogo, possono accedere a titoli, annate e collocazioni, per cui uno strumento di lavoro assolutamente efficace che può essere utilizzato direttamente dagli utenti, pur chiaramente rimanendo pienamente a disposizione la possibilità della mediazione professionale dei colleghi delle biblioteche. Per quanto riguarda invece la risorsa che abbiamo preparato sull'emeroteca, che elenca oltre 1800 testate presenti nell'emeroteca della nostra biblioteca,
Anche lì è stato coinvolto tutto il personale della Biblioteca Federiciana che in modo molto preciso ha dovuto fotografare gli scaffali, i filari della nostra biblioteca e abbiamo costruito quindi insieme una risorsa e successivamente un elenco che contiene appunto anche la informazione del posseduto delle varie riviste che sono presenti in Federiciana e anche la loro collocazione. Questo anche è stato permesso insomma dalla una collaborazione di tutti e anche dalla collaborazione anche in questo caso di una collega della Mediateca Montanari che ha realizzato la struttura online sul nostro sito web che è www.sistemabibliotecariofano.it. Per quanto riguarda invece la risorsa emeroteca è stato concepito un elenco alfabetico per titolo di tutte le riviste presenti appunto in uno dei magazzini della Biblioteca Federiciana, magazzino che comprende, si è detto, il posseduto di riviste a carattere nazionale e non locale per ora. Ricercando il titolo della rivista si vede quali annate possiede la Federiciana, qual è la collocazione e quindi se può essere interessante per chi ricerca questo tipo di risorsa recarsi in Biblioteca Federiciana per sfogliare poi ciò che è posseduto oppure fare una richiesta sempre alla Biblioteca Federiciana di un qualsiasi altro tipo. Una document delivery, cioè una richiesta di fotocopie o di digitalizzazioni tramite mail, una telefonata per appunto saperne di più riguardo gli orari o altre informazioni e appunto riuscire a interagire maggiormente con la biblioteca.